Buongiorno, sta piovendo e adesso procederemo a effettuare una prova di frenata sul bagnato con degli pneumatici termici invernali. Dopodiché applicheremo Black Traction agli pneumatici e misureremo la differenza di riduzione dello spazio di frenata. Adesso asciugherò gli pneumatici e poi con un pennello applico il prodotto alle gomme, cercando di distribuirlo il più uniformemente possibile. Lo applicherò solo agli pneumatici anteriori per una questione di tempo e appena sarà assorbito ripeterò la prova. Ho applicato Black Traction prima agli pneumatici anteriori perché sono i più importanti per aumentare l'aderenza e diminuire lo spazio di frenata e avere maggiore sicurezza e controllo. Perché sono i più importanti, dato che quando frenate tutto il carico del peso della macchina si trasferirà agli pneumatici anteriori. Appena sarà assorbito e asciutto il tatto, ripeteremo la prova di frenata a 60 km orari e vedremo di quanto sarà la riduzione dello spazio di frenata con asfalto bagnato. Con questa prova di frenata su un asfalto bagnato con gomma termica e macchina dotata di ABS, vi ho dimostrato che applicando Black Traction alle gomme, anche solo anteriori, si aumenta l'aderenza, la sicurezza stradale, perché si riduce lo spazio per fermare un'auto a 60 km orari da 16,40 m a 11,60 m, quasi 5 metri di differenza, circa il 25% in meno per fermare una macchina applicando il prodotto solo agli pneumatici anteriori, con una durata d'effetto di circa 6 mesi.